Senza barcode, sempre in compagnia di Liberi TV, alla ricerca del diritto di famiglia. Due partiti, due visioni completamente diverse, ma un obiettivo: discuterne. Casa Pound con Simone Di Stefano chiama Diego Sabatinelli, radicale della LID, Lega Casa Italiana Pound e Divorzio Diego Breve. Sabatinelli. Sembrerebbe impossibile pensare radicali e Casa Pound insieme, invece è così. Casa Pound ha proprio contattato Sabatinelli per avere un supporto per quanto riguarda diritto di famiglia. Sicuramente diciamo, l'incontro e la volontà di dialogare attorno a questi temi nasce dal fatto appunto che si è venuto a sapere che Casa Pound aveva una politica per le famiglie monogenitoriali, quindi per un nuovo diritto di famiglia, e quindi ovviamente nasce il dibattito. Casa Pound non si è mai sottratta a nessun dibattito, proprio in questa sala conferenza abbiamo parlato con tutti, di qualsiasi estrazione politica fossero, di qualsiasi linea di pensiero filosofica. Abbiamo ospitato Morucci, l'ex brigadista, abbiamo ospitato Paola Concia, abbiamo ospitato Massimo Fini, abbiamo ospitato tantissime persone, e oggi ci troviamo appunto a confrontarci su questo problema con chiunque abbia da portare la propria visione, con cui discutere e dibattere. Come dicevi giustamente te, ovviamente quello che preme a Casa Pound è di fornire l'alloggio all'interno del piano casa per i padri separati, che devono necessariamente vivere questo rapporto con i figli all'interno di quattro mura. Come dicevi giustamente te, è impossibile pensare che questo rapporto possa essere consumato all'interno di centri commerciali, all'interno di bar o parchi giochi, come se fosse quasi una relazione clandestina. Quindi lo Stato o l'ente pubblico deve prendere atto della situazione e trovare assolutamente una soluzione. Sul diritto di famiglia bisogna assolutamente parlare, perché sono tempi in cui comunque si è venuto a riscontrare una situazione in cui i matrimoni finiscono, e quindi bisogna che lo Stato o l'ente in qualche maniera apra gli occhi su una situazione che sta cambiando e trovi delle soluzioni per riconoscere e per favorire le persone che si trovano a vivere la rottura o la fine di un rapporto. Abbiamo raggiunto Diego Sabatinelli, che è stato contattato e fortemente voluto da Simone Di Stefano e da Casa Pound per questo dibattito, che si conferma sarà l'8 febbraio alle 21 alla sede di Casa Pound. Chiediamo a lui che cosa intende per diritto di famiglia, la proprietà della casa ai padri separati. Ma io spero che il dibattito che si svolgerà a Casa Pound non sia solo incentrato sulla questione della casa, del problema alloggiativo per quanto riguarda i separati, poi in genere siano padri o madri, uomini o donne separati. Io penso che il problema che riguarda il diritto di famiglia siano molti altri, e che ritengo sia giusto e sia il caso di approfondirli. Approfondire appunto l'applicazione della legge sull'affido condiviso, la numero 54 del 2006, approfondire la legislazione sul divorzio, che in Italia è previsto un doppio passaggio, separazione obbligatoria di 3 anni, e per poter fare domanda di divorzio, quindi lungaggini e spese burocratiche e legali molto, molto alte per il cittadino, e costi molto alti anche per la giustizia civile italiana. E poi affrontare altri temi, quali possono essere per esempio il Tribunale Unico per la Famiglia o altre questioni che sono fondamentali. Quindi diciamo che aprendo a questo aspetto che riguarda il problema alloggiativo, che effettivamente ed evidentemente sussiste per una parte di coniugi separati che deve lasciare la casa familiare, si apre poi uno scenario che è fatto di altri elementi che è bene approfondire. Questa sarà un'occasione importante per discuterne con chi da un punto di vista ideale e politico è distante da noi, perché comunque Casa Pound, i militanti di Casa Pound, i dirigenti di Casa Pound si richiamano a una storia politica che è quella fascista, che è evidentemente chiaramente diversa da quella radicale, che si richiama a valori e a una storia politica liberale, liberista e libertaria, cosa che evidentemente non riguardano le battaglie politiche che ha Casa Pound. Però, visto che loro molto spesso aprono la loro sede a dibattiti anche a persone estranee alla loro cultura politica e sociale, basta pensare a quando è intervenuta la Concia sulla questione delle coppie di fatto, piuttosto che lo stesso Massimo Bordin quando si parlò di Radio Libere, in cui Radio Radicale rappresentava lì il primo esempio di successo di una radio che non fosse di regime.
gestita dal regime partitocratico in Italia. Ecco, questa è un'occasione che loro si danno e ci danno per confrontarsi su un tema molto importante come il diritto di famiglia, però visto da aspetti diversi che magari vengono a convergere su questioni che poi possono diventare delle battaglie anche comuni. Grazie Diego Sabatinelli, l'appuntamento è quindi con Senza Barcode e Liberi TV a Casa Pound l'8 febbraio alle 21. Ricordo che insieme a lui, insieme a Simone Di Stefano, ci saranno Alessandro Gerardi, che è un avvocato esperto in diritto di famiglia, e Marino Maglietta, si può definire uno dei padri, se non il padre, della legge 54 del 2006.